Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele tedesca. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: per la sbriciolata, burro fuso, farina di tipo 00, zucchero e vanillina. Per l'impasto, burro morbido, aroma di limone, zucchero, vanillina, uova, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato e mele tagliate a cubetti. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la sbriciolata. Mettere nel boccale lo zucchero, la farina, la vanillina e il burro fuso. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla, mettere lo zucchero, e il burro che deve essere morbido. E lo facciamo montare per 4 minuti a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le uova. L'aroma di limone ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la farina, il lievito e la vanillina ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 5. Versare il composto in una teglia rivestita con carta da forno. Sgocciolare le mele che avevamo messo a macerare in acqua e limone. Mettere su tutta la superficie della torta. Ricoprire con la sbriciolata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Torta di mele tedesca. Grazie e alla prossima ricetta!